È arrivato un altro 4-0 per l'Empoli dopo Pescara. Peccato che quello della 13ª giornata di Serie A non sia stato un poker a favore degli azzurri. Già, perché nel derby contro la Fiorentina i ragazzi di Martuscello, dopo un avvio convincente, sono crollati sotto gli artigli dei Viola, che sono stati più cinici nello sfruttare le occasioni avute, anche se nel primo parziale l'Empoli non ha sfigurato, come ha affermato lo stesso mister degli azzurri. Pesa molto, perché nel primo tempo non c'era questa grande differenza, anzi c'era una squadra che doveva passare in vantaggio meritato, forse era l'Empoli e non la Fiorentina. Non è stato così, e ci prendiamo questi 4 gol, dispiace per la gente, perché poi comunque i derby chi li perde gli rimane un po' addosso, ma siccome sabato si rigioca bisogna velocemente voltare pagina. Sconfitta difficile da digerire per l'Empoli, quella di ieri, che inoltre nel prossimo turno avrà un altro impegno difficile contro il Milan dell'ex Vincenzo Montella. Quando si viene dalle sconfitte è sempre più complicato, perché bisogna lavorare sulla testa, tanto sull'aspetto fisico, e comunque i ragazzi stanno bene, devono farsi scivolare velocemente addosso tutti gli errori fatti oggi. Parole significative, infine, anche quelle del bomber dei toscani Massimo Maccarone, che dopo la larga sconfitta si rivolge così ai propri tifosi. Sì, fa una differenza, ma prima di tutto volevo comunque da una parte scusarmi con i nostri tifosi, perché comunque per noi è una partita importante, so anche per loro, quindi dispiace aver preso questi 4 gol. Sulla partita io penso che siamo partiti bene, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. L'episodio dell'espulsione era secondo me chiara e netta e poteva sicuramente cambiarci la partita. E poi nel secondo tempo loro sono stati bravi e fortunati a trovare subito il secondo gol, e poi da lì nel cercare di riagganciare la partita ne abbiamo presi altri e sono ripartiti tanto in contropiede. E abbiamo presentato così la gara contro il Milan, una gara particolarmente delicata, come dice Martuscello. Giovanni, insomma, dopo ogni sconfitta è sempre difficile preparare la partita, a maggior ragione poi se dall'altra parte c'è il Milan, ad esempio, comunque sì. Una squadra, insomma, non certo che lotta per la salvezza, con gli stessi valori in campo. No, Milan che sta facendo anche molto bene, tra l'altro, che ha giocatori forti, soprattutto giovani molto forti, perché ha trovato veramente una giusta quadratura con Montella, sta facendo rendere bene questi giovani che ha. Io ieri ho visto anche il derby, ha perso all'ultimo minuto e lì vedi proprio la squadra giovane, no? Ingenua, che magari prende gol all'ultimo secondo, ma il Milan poteva tranquillamente... Gli errori che pesano, a cui facevi riferimento sì, prima. Sì, poteva tranquillamente vincere il derby. È una squadra forte, una gara complicatissima quella di sabato per un Empoli che in questo momento, io sono sincero, vedo molto in difficoltà a fare punti con le squadre che sono a metà classifica in su. Però deve essere fiducioso l'Empoli, soprattutto perché quest'anno ci sono 3 squadre che in questo momento stanno facendo peggio. L'Empoli addirittura ha 3 punti dalla zona retrocessione, quindi cioè, l'Empoli può salvarsi, quindi è per quello che deve migliorare e ci deve credere ci deve credere di più, deve reagire meglio. Io adesso non ho sotto occhio il confronto soprattutto con l'Empoli di Sarri, però se vai a vedere, quell'Empoli perdeva poco perché rimaneva sempre attaccato alle partite. Questo Empoli invece non rimane mai attaccato alle partite. Dopo il primo gol della Fiorentina ieri, i Viola hanno avuto 3-4 occasioni, insomma 2-3 minuti in cui veramente hanno creato altre 2 occasioni, Skorupski ha fatto 2 bellissime parate, cioè veramente l'Empoli poteva prendere il primo gol e poi dopo 2 minuti prenderne un altro dopo aver giocato 25 minuti alla pari con la Fiorentina. Poi dopo si è rimessa lì, ha ricominciato a giocare e c'è stato anche, insomma, l'episodio della mancata espulsione di Tomovic, quindi cioè, è una squadra, l'Empoli, che deve ritrovarsi a livello mentale. Il problema principale secondo me è quello. Poi sicuramente ci sono anche dei limiti tecnici, strutturali, c'è un attacco che secondo me ha delle carenze evidenti, pur avendo tanti giocatori, però ha delle carenze, e magari i dirigenti si aspettavano qualcosa di diverso dagli innesti che hanno fatto. Anche a centrocampo si aspettavano qualcosa di diverso dai giocatori che hanno acquistato, ma queste sono situazioni secondarie secondo me. La prima cosa da mettere a posto è la testa, perché se già metti a posto quella magari non arrivi 10° in classifica, ma quart'ultimo, quint'ultimo ci puoi arrivare. La gara di sabato contro il Milan, secondo in classifica al pari della Roma, certamente non è semplice da preparare. No, non è semplice da preparare, ma lì sta ovviamente a Giovanni Martuscello prepararlo nel miglior modo possibile, sicuramente mettendo a proprio agio anche i giocatori, sicuramente ha già iniziato a lavorare, cioè, nel post partita di ieri, però
spesso capita di vedere un clima molto più teso nelle squadre che lottano per la salvezza, nelle squadre che si trovano nella classifica bassa. Però ora mi è sembrato di vedere fuori dallo stadio anche i giocatori molto tranquilli, quindi sicuramente Giovanni Martuscello è stato bravissimo nel placare gli animi, nel creare anche sicuramente una bella armonia all'interno dello spogliatoio. Ora io non lo so per certo, però lo vediamo a giro per Empoli, abbiamo visto anche alcuni calciatori questa mattina vicino qua al Caffè Cristallo, ma li abbiamo visti molto tranquilli, sorridenti. Con alcuni ora tifosi sorridenti hanno... Però... tranquilli, dai, con i tifosi, no, sorridenti perché hanno incontrato alcuni tifosi, hanno firmato degli autografi, hanno scambiato qualche parola, insomma, vedere questa serenità fa trapelare anche, diciamo, anche un po' di ottimismo per il prossimo match, e con l'ottimismo si vincono le partite, a fare mio, quindi dai. Montella, Martuscello? È un bel confronto perché credo che si siano incrociati brevemente loro qua a Empoli, perché Montella stava andando via e Martuscello arrivava, quindi insomma si sono incrociati. In ogni caso due allenatori che conoscono bene anche la realtà Empoli. Sì, che si conoscono bene, che esatto. Conoscono bene la realtà dell'Empoli, sarà un bel confronto anche da quel punto di vista, insomma. Però ecco, diciamo che quando una squadra non va così bene come l'Empoli, poi sono cose che passano anche un po' in secondo piano, perché l'Empoli secondo me deve trovare il modo di fare un'altra grande partita e a mio avviso deve cercare di dare risposte diverse, ma se dovesse andare sotto deve dare risposte diverse, scusatemi se insisto su questo punto, ma secondo me è cruciale, perché poi arrivano trasferte come Sassuolo, Bologna, poi arriva il Cagliari in casa, ci sarà il Palermo all'ultima giornata, insomma ci sono le partite alla portata, cosiddette alla portata, quindi l'Atalanta, che comunque in questo momento non la considero, perché comunque l'Atalanta sta facendo un campionato strepitoso, però Sassuolo, Bologna, Cagliari, Palermo, queste sono partite in cui l'Empoli deve fare punti, deve fare per forza se vuole salvarsi, quindi in quel momento lì ci deve arrivare bene a queste partite, ci deve arrivare con fiducia, e la gara col Milan... forse in questo momento era meglio un altro tipo di partita, un altro tipo di gara, però è chiaro che il calendario è questo e l'Empoli deve fare il massimo. Però insomma, come abbiamo visto Tommaso anche giocare bene l'Empoli contro la Roma, ad esempio, dopo aver giocato al San Paolo contro il Napoli, in due partite in cui l'Empoli sulla carta non aveva niente da perdere, poteva soltanto cercare magari di sbloccarsi, di provare a proporre il proprio gioco. Forse il Milan può essere un'altra partita del genere, cioè una gara in cui l'Empoli non ha niente da perdere e quindi magari può anche giocare in modo più sereno, scrollarsi di dosso le scorie di una sconfitta così anche particolarmente sentita ad Empoli tra i tifosi nella piazza. Sulla carta sì. E cercare ecco di recuperare le energie anche psicologiche per poi le prossime gare. Sulla carta sì, il problema è che se poi reagisci come hai reagito ieri, ne prendi 4 sono tanti, con la Juve puoi perdere, ma ne prendi 3 in 10 minuti. Cancelli tutto, cioè tu hai fatto un buon primo tempo, ma se poi perdi 4-0, cioè è inutile che stai a dire, hai preso 4, punto. Come il Pescara due domeniche fa, il Pescara non meritava di prenderne 4 con l'Empoli, il Pescara poteva anche andare in vantaggio. Diciamo che il Pescara in quel caso lì ha fatto quello che fa l'Empoli, cioè ha commesso gli errori che commette l'Empoli. Sì, sulla carta va tutto bene, il problema poi è che quando si va a giocare l'Empoli deve starci meglio nelle partite. Dopo Pescara mi aspettavo qualcosa di diverso, invece ieri il secondo tempo è stata una cosa veramente bruttissima. Ma come io insisto anche sul fatto che dopo il primo gol della Fiorentina, pensate, ci sono stati 2 minuti in cui l'Empoli poteva capitolare. Cioè, Skorupski nelle ultime partite è sempre stato il migliore in campo, cioè questa squadra sì. Se prende gol, crolla, è finita, gli crolla il mondo addosso. Questa squadra è legata al rendimento della difesa e non era così prima. Questa è una squadra che proponeva, sa ancora proporre, lo ha dimostrato, ma se non riesce a proporre gli crolla il mondo addosso, e questo non deve succedere. Non riesce a concretizzare. Se propone e poi magari subisce. Gioca. Poi ci sono problemi anche di altro tipo, è cambiato il centrocampo, si gioca peggio, ci sono tanti altri problemi, ma quelli sono tutti secondari secondo me. Questa è una squadra che a livello mentale non si è ancora sbloccata, a livello di gioco qualcosa ha migliorato, ma a livello mentale no,
E allora che succede? Succede che se prendi gol finisce tutto. E non puoi pensare di impostare un campionato così. Sabato due squadre comunque che puntano molto sugli italiani. Questo lo possiamo dire, sia Empoli che il Milan di quest'anno. E questo è il bello, bisognerebbe vedere, a me piacerebbe vedere più squadre italianizzate, con tanti italiani. Anche ieri nella Fiorentina c'erano tanti stranieri, è bello vedere tanti italiani. Per esempio a Empoli ci sono tanti italiani che stanno dimostrando che il calcio italiano è davvero un calcio di alta qualità. E prima di tutti devo mettere Croce, che ieri ha fatto una buona partita, ha fatto una giocata, Tommaso ce lo può confermare, si è portato sulla linea di fondo un pallone con due avversari davanti di tacco, cioè ha dribblato due avversari con una giocata di tacco straordinaria. Poi ragazzi, il Big Mac Maccarone, io ho ancora in mente quella bellissima partita di Pescara, è un giocatore per me di alta qualità. E ragazzi, bisogna sbloccarci, dai, occorre magari un'altra rete casalinga per risbloccare il tutto. Però ci sono tanti italiani anche nel vivaio dell'Empoli che sono fortissimi, basta andare a vedere le partite della primavera a Monteboro, ragazzi. Poi Tommaso è da tanti anni che segue anche l'Empoli, certo. Segue le giovanili, nella cantera empolese c'è dei ragazzi italiani che diventeranno dei grandi giocatori nel futuro, quindi molti di questi li vedremo anche in Serie A, a parer mio. Speriamo davvero. Sei un sorriso fiducioso no. Questo? Sì, assolutamente, no. Ci sono dei giocatori molto, molto, molto interessanti e che adesso l'Empoli avrebbe bisogno di altro, cioè avrebbe bisogno di giocatori pronti. Di giocatori pronti che ci stanno dentro con la testa e quelli che ci sono i titolari dell'anno scorso. Facci caso, dei nuovi acquisti da metà campo in su non gioca nessuno. Nessuno è titolare, nessuno in questo momento ha le potenzialità per diventare titolare. Nessuno, né a centrocampo né in attacco. Questo che significa? Significa che l'Empoli è sempre aggrappato alla vecchia guardia. A proposito di vecchia guardia, ti chiedo quanto, a mio parere, sarà decisivo, ma mi chiedo anche la vostra opinione, sarà importante davvero Maccarone nello spogliatoio in questa settimana, perché è senz'altro uno dei leader, se non il leader dell'Empoli, e quindi quanto sarà decisivo per resettare e far ricaricare le batterie, insomma, a tutti i compagni in vista del Milan, ma anche poi delle prossime sfide. Decisivo sempre Maccarone, decisivo in campo e fuori. Maccarone è l'Empoli, c'è poco da dire. Lui è quello che deve salvare la squadra con i suoi gol, è quello che deve trascinare lo spogliatoio. Uno dice, vabbè, ma cavolo, ha 38 anni, va per i 38 anni, sì, ma l'Empoli non ha alternative. Si aggrappa a lui perché ha la classe, la personalità, l'esperienza, l'attaccamento alla maglia, a questi colori, a questa città, che sono quelle cose che devono fare la differenza, anche tecnicamente sul campo. In questo momento non c'è un'alternativa a Maccarone, non esiste nell'Empoli. Gilardino non si è inserito, è un dato di fatto. Forse l'Empoli dovrebbe un attimino andargli in più incontro e cercare di metterlo nelle condizioni di esprimersi meglio, dico Gilardino, perché se si chiede a Gilardino di adattarsi all'Empoli, in 13 giornate non l'ha fatto, non l'ha ancora fatto ed è molto lontano anche dal farlo, secondo me. Non perché non vuole, ovviamente, ma perché per caratteristiche probabilmente non è la sua squadra questa. Non sto dicendo che non ne ha voglia, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai. È proprio una questione di caratteristiche. Pensi possa andare via già a gennaio? Io penso di sì, che se, però anche lì bisognerà capire un attimino cosa può succedere, perché è chiaro che non è un giocatore che può avere mercato, secondo me, troppo mercato. Difficilmente l'Empoli, se glielo chiederà una diretta concorrente, lo cederà. Si era parlato dell'ipotesi estera, addirittura un Prandelli che lo voleva con sé, però non so quanto poi ci sia di concreto qui. Io credo che se ci saranno i presupposti, Gilardino può anche andare via a gennaio, secondo me. È una cosa su cui un pensierino ce lo stanno già facendo, a mio avviso. Grazie a Tommaso Carmignani, grazie a Fabio Irco, grazie a voi di essere stati in nostra compagnia. Come sempre vi lascio all'angolo del tifoso. Quest'anno ci hanno fatto azzurri, invece l'anno scorso si sono fatti viola noi. Dunque siamo pari, bravi alla Fiorentina. L'Empoli ormai è quello che è. Si fa una finaccia anche se non ci si piglia rimedio, si fa una finaccia. Non si può giocare a quella maniera come si gioca noi. Ci mancano le punte, perché ieri si gioca meglio della Fiorentina.
media della Fiorentina. Non si fece la partita e loro fanno il rigore. Non ci si buttano. Se Maccarone invece di timbrare il portiere lo butta dentro, no? Cambia partita. Poi ce la butta fuori il giocatore della Fiorentina e non la buttava fuori. Chiuso io. Però comunque io sono convinto che ci salva anche quest'anno. Sì. La Fiorentina ha fatto una bella partita. L'Empoli però non è una grande una squadra. Salvaglio, Dio, l'Empoli si salva. Perché come giocava l'Empoli, io sono in Tripolese, ma sono anche in Viola. Ce l'hai portato un po' di fazzoletti perché siamo in dolore. L'Empoli dovrebbe tirare avanti, vero? Fino a 4-0 l'ho visto, poi sono andato via, non ce la facevo più. No, non è mica possibile. Che poi la Fiorentina ha fatto l'eroe perché l'ha fatto con l'Empoli, che è stato troppo facile. Che la Fiorentina non è che ha fatto un granché poi. Se era un'altra squadra, non lo so. Comunque andate così. Se la squadra era un po' più prudente, un po' più corta e non si faceva una figura a quella maniera. No, probabilmente credevano di aver vinto a Pescara ad essere noi belli guariti. Mentre ancora sta da lavorare e parecchio. E poi ci può più cattiveria se ci può provare a salvarsi.